Eccoci, noi siamo nella tomba di El Sarabium. Questa tomba fu scoperta dall'archeologo francese Auguste Mariot nel 1851. Questo è un tunnel sottoterra, è lungo quasi 400 metri. Il tunnel fu scavato per le tombe dei tori sacri. Il toro sacro fu il simbolo del dio Ptah. Questo è un gran sarcofago con il coperchio. Il tunnel ha quasi 26 stanze laterali per mettere i sarcofagi. I sarcofagi pesano mediamente 70 tonnellate, invece il coperchio pesa più o meno 30 tonnellate. È una cosa incredibile. I sarcofagi hanno una larghezza media di quasi 3 metri, 3 metri e mezzo. Ecco una stanza laterale. Come poter far scendere, come poterono far entrare il sarcofago in questo spazio piccolo? Questa è la domanda. È una cosa incredibile. Guardate il lavoro perfetto, che fu fatto a mano. Questo è il pavimento originale, poi il pavimento è stato ricoperto dal legno. Ecco i sarcofagi dei tori sacri. Il lavoro è perfetto, come vedete. Chi potrebbe credere che il tipo di questo sarcofago fu fatto a mano al 100%, con questa perfezione? È una cosa incredibile. Il corridoio non ha le scene murali, come vedete. La tomba stava crollando, per questo motivo avevano fatto qua i lavori di restauro per dare un sostegno alla tomba. Guardate la bellezza dei sarcofagi. Io direi che ci volle una trivella per scavare questo tunnel. Poi il numero degli operai, quanti operai ci furono a scavare questo tunnel, a far scendere il sarcofago o i sarcofagi. Ci sono qua 26 sarcofagi in questo tunnel per il toro sacro. Come vedete, il lavoro qua è perfetto. Ecco, il sarcofago, l'unico sarcofago che fu trovato intatto, chiuso. Quindi Auguste Mariot in quel tempo credeva che ci fosse un tesoro dentro. Per questo motivo lui
decise di aprire il sarcofago, lui non potesse aprirlo. Alla fine lui decise di distruggerlo. Lui usò la dinamita per distruggere il sarcofago e poi alla fine che cosa trovò dentro? Le ossa di un toro sacro e qualche amuleto protettivo. E poi alla fine Augusto Marriott decise di scrivere una lettera al governo egiziano per chiedere scusa per quello che lo fece. Un altro sarcofago, guardate la grandezza, una cosa incredibile in realtà, immaginate la grandezza, è di granito rosa e la cava di granito è situata a circa 900 km a sud del Cairo, noi siamo a Saqqara. Il peso di questo sarcofago è quasi 70 tonnellate, il coperchio è 30 tonnellate. Immaginate il peso. Guardate la bellezza del tunnel. Metri sottoterra e risale al nuovo regno, vuol dire 1400 avanti Cristo. Naturalmente fa caldo dentro, non c'è l'aria. Vi consiglio di visitare il Serapion d'estate. No, scusate, non d'estate, d'inverno, perché d'estate qua manca l'aria. If you imagine nowadays, somebody will tell you, I will give you for you a vessel for $120. Guardate la differenza tra gli uomini e il sarcofago, come sono piccoli davanti al sarcofago e anche il coperchio. Solo per capire la differenza tra l'uomo normale e questo sarcofago. È una cosa incredibile. Ci sono tanti cinesi in questo periodo. Qua gli antichi egizi misero le torce per illuminare il corridoio.
Ecco il fumo. Guardate il colpo dello scalpello, degli antichi egizi. Un lavoro incompiuto. Guardate la differenza tra il sarcofago ed il corridoio. C'è un poco spazio. Mamma mia. Quanti operai ci furono per far muovere il sarcofago da un luogo all'altro? Mamma mia, guardate la grandezza, guardate lo spazio che c'è, è pochissimo, quasi mezzo metro, meno di anche mezzo metro. Dall'altra parte, guardate. Non fa passare un uomo qua. Un sarcofago che ha un'altezza di quasi 2 metri. È un lavoro incompiuto. Il sarcofago è di granito grigio. Naturalmente è vuoto dentro. Qua ci furono le stele, le scene morali, tutta questa roba fu presa da Augusto Mariot e si trova adesso al museo di Louvre. Ecco qua, è il posto in cui ci furono le scene morali e anche le stele. Il coperchio del sarcofago è un lavoro incompiuto. Alla prossima.